ritrovamento. Sostanzialmente riguarda la cultura materiale del Valdarno, però ci abbiamo molti oggetti anche di altre regioni, perché vogliamo fare un confronto, perché la manualità è sì artigianale, però insomma il tema è sempre il solito. Anche perché, come sentite dal maestro, alla fine questi sono strumenti che, sembra incredibile, per diversi secoli sono rimasti inalterati, cioè l'oggetto in sé per sé ha fatto un salto, entriamo sotto, guardi maestro, un salto generazionale, andiamo in cantina, che si è sviluppato poi solamente negli ultimi decenni. Climatico, perfetta cantina. Infatti la cantina di una volta deve essere fresca d'estate e calda d'inverno. Maestro, lei già si è appropriato, lo sa che nei musei non si dovrebbe toccare nulla? No, guarda, questo è il numero 916, ma io l'ho preso per poi riporlo da dove viene, perché voglio farlo vedere a questo giovane vivaista, esperto in piante. Per sapere se lo conosce, se sa almeno come si chiama. Ah, Fabrizio, ecco, vieni qui vicino, ti spiace, vieni qua. Lo conosci o no? Questo? Sì, praticamente era un attrezzo che veniva usato per piantare le piante, chiaramente nel nostro passato, dopo aver costato i campi graffiati con gli attrezzi che abbiamo visto prima, venivano fatti delle buchette. Ho seminato, ho piantato delle giovani piantine. Ma ho ragione se dico che veramente in 40 anni è cambiato il metodo che per diversi secoli era rimasto inalterato, anche di allestire, di preparare i giardini, di creare quindi l'ambiente, il nostro paesaggio. Sì, a livello chiaramente industriale, perché ormai il vivaismo si può parlare a livello industriale, gli attrezzi sono cambiati. Però ancora nelle nostre campagne c'è gente che usa nei piccoli orti questo tipo di attrezzo. Sa che non, un ambiente come questo non possa esserci nei monasteri, c'era, e nelle abbazie sotto, ecco. Sicuramente hanno operato, molto probabilmente questo attrezzo serviva proprio ai frati che vivevano in questo monastero. Anche perché, ricordiamolo, in pratica sia la viticoltura che l'olivicoltura sono state mantenute durante il periodo medievale proprio dai monaci, i frati. Si sposti così i nostri animali, perché l'animale doveva girare la ruota per cercare. Fate fare un giro se potete, ce la fa fare il giro, si blocca. Vediamo, non succede nulla. Non succede nulla, piano piano così, ok, basta. Serviva per effettuare che cosa? Per frangere le olive, perché questa è una zona ricchissima di olio, come del resto tutta la Toscana, e questo è intatto qui del 1729, c'è una scrizione in pietra là proprio, ed è intatto, il museo è nato proprio su questa idea di questo fantoio che ci venne così inavvertitamente. E si cominciò per scherzo e poi siamo arrivati a questo, tutto questo bene di Dio. C'è il concetto che questi sono relitti quasi scomparsi, che si trovano con difficoltà, come ti chiami tu di nome? Sandro. Sandro, appassionato di queste cose. Eh certo. Eh sì, in effetti qui arrivano, c'era proprio stamani, prima di noi, una scolaresca con dei bambini e non avevano assolutamente mai visto niente di simile. Cosa gli si dice soprattutto, signora, a questi ragazzi? Lei come si chiama? Io mi chiamo Paola. Come si dice a questi ragazzi? Qual è il messaggio che gli passa? Il messaggio è che nell'era tecnologica che stiamo vivendo è estremamente importante conoscere queste radici culturali della terra, legati alla terra, legati all'uomo soprattutto. Ormai che siamo a ripresentare noi contemporanei questi gesti, loro stanno utilizzando il torchio. Esatto, andava con questa stanga avanti e indietro, il piatto che preme sui sacchi di salsa. Quindi la nostra, e poi alla fine, ecco, io sto vedendo la nostra troupe, sta mostrando questo strumento, però qua, quando arriviamo a vedere questi, alla fine sono lo stile poi utilizzato da alcuni ancora dei frantoi, maestro. Sì, siamo passati oggi alla centrifuga, lo so, però comunque, tuttora in qualche posto si adoperano questi stoini per frangere le olive, però onestamente a noi interessa ricordare che nel Medioevo
quindi già nel Medioevo, già nel Medioevo, nel periodo del cosiddetto del nome della rosa, questi strumenti erano, se non altro, disponibili per i frati e per i monaci che vivevano in queste abbazie. L'uomo dedica tantissimo tempo anche a dormire, un terzo della vita la si passa a letto. Allora dice: andiamo nella camera, non potevate non crearla. Non è che c'erano 10 camere diverse se erano magari 20 persone nella famiglia, come potremmo pensare oggi noi, no? No, c'era un letto, addirittura questo è un letto bastardo, che ci dormivano 5 ragazzi. 5 contemporaneamente? 5 contemporaneamente, 3 a capo e 2 a piedi. Quello che mi interessava è la presenza, anche in questo caso, di simboli religiosi, cioè la cultura contadina, fino a che è rimasta attiva, era molto ma molto influenzata da tutte queste tematiche religiose. Abbiamo capito che il flusso del tempo era legato proprio alla religiosità popolare, si chiama il segno della croce, la preghiera mattutina, il suono della campana che invitava la mesa. Ma i ragazzi delle scuole elementari che vengono da voi o media a visitare il museo, hanno ancora questo rispetto nei confronti dei simboli religiosi? Religiosi o no? Ma vedo, sì, c'è qualche, a parte ora c'è un culturismo interreligioso, cioè, fra poi c'è più musulmano, tutti rispetto, certo, che altri, però vedono che ci sono queste cose e le vogliono sapere, perché c'è molta curiosità. Da questa camera monolocale, lei ci ha mai dormito in un letto grande o era già ricco abbastanza la famiglia? Ho dormito ai piedi del letto, i miei genitori di sopra con le gambe in giù e io con la testa di sotto che dormivo in su. Sul serio? Ah, specialmente nel periodo post bellico, questo è un ricordo che però non è un rimpianto, è un ricordo che veramente lo... Anche perché sono le nostre radici, no? E diamo l'informazione, è possibile venire a visitare il Museo di Gaville, giusto velocemente, sempre. Sì, sabato e domenica al pomeriggio sempre aperto, per le scuole e gruppi basta telefonare. Sì. Bene. Trevelli, il maestro Gusto Tocci, il cuoto regista Antonio Cherici. Giacimenti culturali, tradizionali e gastronomici. Siamo all'interno del Museo di Gaville della Civiltà Contadina perché il nostro percorso è dedicato al nome della rosa. La rosa, la regina dei fiori, è il simbolo che ci permette di viaggiare alla ricerca di tutti quei legami anche con l'epoca medievale, perché ciò che noi vediamo qui, in grande parte, mi dica se sbaglio, il curatore del museo, mi ricorda il suo nome? Pierluigi. Mi dica se sbaglio, fino agli anni 50-40 molto era rimasto della tradizione medievale. Ma anche agli anni 60, questa è proprio caratteristica della nostra zona. La tavola poverissima, non tutti i giorni avevano il piatto, non tutti i giorni avevano la tovaglia, ma il fiasco di vino, il pane, questi companatici classici. Una particolarità, l'unica cosa che nel Medioevo non utilizzavano era il coltello, perché era in questo senso il maestro sarebbe stato pugnace, cioè rischiava di uccidere i vari contendenti. E la forchetta non esisteva proprio, perché era il simbolo del diavolo, è vero o no? Ritorna alla religione. Esatto, il forcone è simbolo del demonio. Il maestro sta tagliando il formaggio elemento primo, ma oltre al formaggio molti sono gli affettati. Io avevo questo signore, arrivo da lui, scusa Fabrizio, che passo... Lei è il signor Milani, mi sbaglio? Sì. Caro, come si chiama di nome Milani? Ivan, lei oggi ha continuato la tradizione del concetto della carne, però diciamo che questa è una delle centralità della nostra gastronomia del palato. Parlo e le storie iniziano a vedere della chianina. Esatto. Oggi la caratteristica di una buona carne chianina, secondo lei, quale deve essere? Più che altro diciamo sia stata probabilmente al pascolo fino a 7-8 mesi, poi viene messa nella stalla per ingrassare e portarla alla macellazione. Lei ha fatto per moltissimi anni, se non sbaglio, il cuoco, sbaglio? Sì, 45 anni. Qual era il piatto che senz'altro rappresentava meglio per lei l'italianità? Perché so che ha lavorato anche all'estero, quindi... Diciamo ogni zona ha le sue specialità. L'importante, noi toscani diciamo una bella pasta e fagioli del periodo invernale, una ribollita e un bre brasato al Chianti e con il suo sugo, dopo saltandoci dei maccheroncetti, Aspetti. Sto iniziando a vedere un toro, perché anche questo era uno simbolo del potere. Già gli Etruschi hanno immagini legate alla chianina. Questo toro è un suo orgoglio, che ha un nome di battesimo, il toro che sto vedendo. Dazzo. Ha vinto un sacco di premi o no?
tantissimi, e c'ha, diciamo, i figli suoi campionessi. Il suo seme è di tutto il mondo, perché io l'ho levato dal centro dove veniva prelevato il seme per fare tutta la fermentazione artificiale. Allora loro stanno servendo il vino. Ma lui ha detto che è un cuoco, voglio vedere, è un macellaio. Se è buona, affetta al prosciutto, provaci, alzati, affetta. Intanto io vedevo che già loro hanno messo formaggio, pane. Io non lo chiamerei formaggio, lo chiamerei cacio. Cacio, perché alla Toscana, eh? Intravedo la porta della nostra cucina perché sta per arrivare Sandro, un altro del museo qua di Gaville. Vieni, Sandro, parliamo del mobile centrale nella cultura della cucina contadina, la maglia dove veniva conservato il lievito per il pane, la farina veniva stacciata, il mattarello veniva preparato, le forme di pane da poi da mettere nel forno e cuocere una volta alla settimana per tutta la famiglia, per tutta la settimana. Mettiti a sedere qua, guarda, ti ho liberato un posto. Il maestro, un attimo, c'è il pane, maestro, vogliamo com'è qui? Lo tagliamo col coltello? No, lo sta strappando. Fabrizio. Lo vedi che è bravissimo. Guarda com'è bravo. Il pane strappato o comunque fatto a tozzi ha più sapore. Io comunque prima al nostro amico Milani gli ha detto taglia il prosciutto. Milani, questo non è un prosciutto, ha detto. Ma di fatto ho detto una spalla. Questa è una spalla. È una spalla di maiale. Allora, un'altra cosa. Ascolta, fammi un piacere. Venga, signora, anche lei. Lascia sto prosciutto. No, lascia questa spalla. Questa spalla, sì. E vanno a cocere una fiorentina. Bravo, ma io la chiamerei una bella bistecca. Una bella bistecca. Se è col filetto è meglio. È meglio. All'operatore, sì. Regista Antonio Chieri. Mi piace. Comunque devo precisare una cosa, la vera fiorentina nella costola, signor. Va bene, comunque. Ora ce la racconti su. Vai. Signora, si salga lei a quel tavolo, se non gli spiace. Vada, che lei ha il nostro cuoco. Vada pure, è arrivata la donna. Signora, è cosciente, prima che andiamo su a vedere tutto il lavoro che stanno facendo per noi, che nella civiltà contadina, lo so che lo raccontate, la donna lavorava tantissimo, dovremmo guardare là e dall'altra parte. È vero o no, signora? Moltissimo, ma tuttora la donna lavora tanto. Comunque penso che queste cose vanno sapute apprezzare, perché sono delle cose che, cioè, anche questi sapori, cioè, rari, introvabili, per cui. Ma poi mangiare in una cucina vera come questa assumono un aspetto ancora diverso. Allora, versa il vino, Fabrizio, perché con la centralità del vino che innaffia il tutto, com'è il detto, vin d'un anno? Pane d'un giorno e vino d'un anno, ricordatelo sempre, e ricordati che... E poi che qual è l'altra? L'altra che... Le pecore? No. Io dico, la pecore dice tutte, le pecore? Le pecore? Non ti mettere in cammino se la bocca non sa di vino, vai! Vada, via! Sapori eccezionali! Salute! Salute! Il fuoco e il nostro cuoco che sta già lavorando. Guarda che roba! Hai visto che Ivan ha trovato il modo per farci arrivare vicino a una bistecca di carne. Allora Ivan, informazione, secondo te subito, perché il Milani è una persona che se ne intende, come dicono qui di Gaville. Milani, il taglio di quella bistecca, fondamentale dicevi, lo si riconosce perché? Spiegami un po'. Si conosce, diciamo, perché, diciamo, c'ha le sue caratteristiche di, diciamo, rispetto alle altre più grandi, e questa è una fiorentina tagliata dalla parte della costola. È importante quindi la parte dell'animale che si va a sezionare. Fra l'altro io sto vedendo anche altri pezzi di animali, sì, che tu gentilmente ci hai fatto riprendere, sì, perché vogliamo anche dare un'informazione. Marchio della canina, il 5R, cioè come si fa a riconoscere l'IGP? Come si fa a riconoscere? Perché se no in giro per l'Italia tutti mangiano la canina, ma la canina non mi sembra che sia sempre. Esatto, si riconosce, diciamo, quando andiamo al mattatoio a macellare, diciamo c'è un ispettore apposta che quando è macellata lui, diciamo, guarda l'animale, sì, si ha tutte le caratteristiche della chianina, dopodiché, diciamo, lo timbra con chiave a fuoco e di lì, diciamo, siamo sicuri, sì, che è di essere. Bene. Quante volte la giri questa bistecca? Come una volta sola. Sì. E sale come ce lo metti? Grosso. Bravo, questa è una. Ma io sono bravo. L'olio quando ce lo metti? Mai l'olio nella bistecca. Aspetta, facciami un giorno, vieni qua Fabrizio, perché tutto posso dire, sei un buon gustaio, Fabri. Bistecca, tu condividi questa cosa che va messo mai l'olio come dice lui o no? Anche perché l'olio copre il sapore.
Quindi sta da solo se la carne non... L'hai mai mangiata una bistecca alta in quel modo, Chianino? Sì, 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 sono la madre della canina. Ecco, queste sono quelle cose che non trovi più, con facilità alte così. È difficile, perché non a tutti piace questo tipo di bistecca. Perché? Perché la carne è molto forte, molto buona e molto saporita. E molta gente è abituata a mangiare questa carne, diciamo, come ci spiegava prima Milano, da supermercato. Non si fare i nemici. No. Ascolta. Siamo da battaglia. Milano. Questa carne mi fa veramente ritornare indietro, però era mangiata dai contadini solo per le grandi occasioni, quelli che avevano i soldi, i padroni, perché non mi dite che non il contadino... Non si mangiava mai la bistecca quando era contadino, sono anche contadino. Esatto. Tu mi vuoi dire che la mangiavi la bistecca? No, mai. Ah. No, mai. Magari può darsi un pochino di bistecca per la mietitura, per la battitura. Ma mangi, perché raramente si mangiava qualche pollo, ma due erano i casi, stavamo lì pollo, si stavamo noi. Ricordati sempre la favola di Bertoldo e Bertoldino, che lo prese. Povero, lo stomaco non l'aveva dato. Poveretto, il re lo prese. Se qualche volta in casa c'era qualche bambino, si teve male, o un po' di influenza, ma se no la carne, mai. La bistecca una volta la mangiava. Ma i ragazzi oggi l'apprezzano. La bistecca oggi, ragazzi, la trovano nel piatto, pensano che sia. Ah no, quasi quasi non. È vero, è vero. Tutto normale. Tutto, sì, sì, è vero. Ci sono tante altre cose buone, non c'è solo bistecca, anche altre parti di carne che sono meravigliose, però tutti cercano bistecca e filetti, bistecchi e filetti, invece c'è tante altre cose. Invece il Milani che dice? Qual è la parte che secondo te è esatta? Ma mi piace anche, diciamo, la parte, diciamo, della spalla, per fare anche un bel roast beef, diciamo, la parte più saporita, anche un bel spezzatino, diciamo. La bistecca si mangia anche d'estate secondo te? La bistecca si mangia sempre, porca miseria. Allora, dov'è il responsabile del museo di Caville? Lui è scomparso. Arrivi, vieni qua. Arriva per favore, perché siamo alla fine del nostro programma. Fabrizio, lo giuro, se mi portate anche un po' di vino, grazie, con due bicchieri, lo giuro te la faremo assaggiare, va bene? Ci puoi, ci tieni? Sì, sicuramente. Ti vuoi sacrificare? Vieni, mi sacrifico volentieri. Allora, ecco, vino qua, bicchiere, l'hai portato? Vieni qua. Possiamo versare col Milani, vieni qui accanto a noi. Calcolando che siamo sopra il museo di Caville, la storia... Noi facciamo vivere la cultura in questo caso, caro amico mio. Terra, terra. Terra, terra, vai. Allora, a chi li diamo due bicchieri, due bosse qui, maestro? Secondo me va dato uno a un grande allevatore e macellatore di Chianina. Grazie. Aspetta, e un Milano. Bicchiere a quello che ha cercato di mantenere queste tradizioni, perché sono tradizioni che contano. Questa è la cultura. Ce ne voleva un altro per il regista Antonio Cherici, gli daremo diretta la bistecca, fiasco del Chianti, il vino più famoso del mondo, come più famosa del mondo la bistecca di Chianina. Grazie per queste emozioni che stanno scomparendo, ma che noi, questi giacimenti, ne andiamo orgogliosi.